ETS Sistemi, gli esperti del wifi, fibra, ADSL, telefono. Scopri i servizi internet di un vero provider alternativo. Naviga ad alta velocità fino a 100 MB. Gestiamo la rete in autonomia e raggiungiamo ogni località coperta dalla banda larga senza filtri sul traffico. Ti rispondiamo da Crotone con un tecnico dedicato. Nessun vincolo contrattuale, puoi cambiare anche il primo mese. Prezzi chiari e senza costi nascosti. Info 377 44 35 511 0962 19 16 591 Info chiocciola etsinosistemi.it saluto agli amici di Facebook. Una Pasqua, una Pasquetta all'insegna del freddo, praticamente sembrava quasi fosse Natale e Santo Stefano, insomma, che c'è stato qui in Italia. Soprattutto noi parliamo ovviamente della nostra Crotone e del nostro Crotone, quindi, come vedete il cappello, diciamo che ormai siamo con un piede e mezzo nella Lega Pro. Eh, ci stiamo ritornando nel modo più strano e stravagante, io ovviamente ho voluto riportare, porto sempre il cappello dei ragazzi della Curva Sud eh, che riportano i simboli eh, della nostra Croton, delle nostre origini, non dell'antica ladron, perché quella praticamente è pure l'estofantaggio, eh, praticamente un saccheggio di soldi pubblici che ancora non si sono decisi a fermarli. Ma meglio tardi che mai su queste cose, io voglio. Ho preso ieri una pagina, praticamente un video del 1998. Non è nostalgia, non è dietrologia. Quello che faccio io è soprattutto volere ricordare, volere mettere in evidenza le cose. Perché io sono persona abituata a camminare con gli scontri. Non faccio praticamente attacchi gratuiti a nessuno. Se li faccio, li faccio per ragion veduta. Ma tornando un po' a quello che è l'attualità, io ho sentito dire di tutto e di più. Eh, su questa sulla nostra squadra, quando mi dicono i giocatori sono scarsi, al Comune hanno assunto praticamente non penso che il Crotone abbia un direttore sportivo che si chiama Savazzi, che gli indica delle nomi, delle nomi praticamente ripende all'ufficio del collocamento. Quando i giocatori li prendi sai che cosa prendi, quindi dire che sono tanto i giocatori che sono scarsi, insomma, è un po' come dire un artificio diciamo della mente. e Io queste cose non le accetto perché comunque. In, in quello stadio, in quella casa che tra poco rivedremo, in qualche modo io mi sono cresciuto e con forza praticamente dico che determinate cose vanno dette in pubblico. Eh, è il modo praticamente di una società sana, eh, gloriosa, perché questa società a gestione Vrenna è una società gloriosa che rimarrà per sempre nei, nei ricordi di questa città e mi auguro che nessuno e niente lo possa levare. Non è finita un'era perché non c'è una catastrofe fortunatamente economica, forse c'è un uomo eh, al comando che è un po' stanco mentalmente, ma io al Presidente Gianni Vrenna, che conosco da tantissimi anni, quindi alla fine degli anni 70, gli ho sempre detto di parlare, di discutere con la gente, perché noi siamo un'unica famiglia, noi siamo quella famiglia che vogliamo bene al Crotone, noi vogliamo bene al Crotone, vogliamo e riconosciamo riconoscenti, alla, a, come dire, a questa società che, che se ne dica di quello che hanno detto, di tutto e di più eh, su, questa, su questo gruppo. Ma eh, come si suol dire, il più pulito qui c'è la scabbia o la lebbra. Fate voi, insomma, che cosa quando uno parla, parla come dire per partito preso, non sa nemmeno che cosa, che cosa sta dicendo. Io voglio ho ritrovato ieri ripeto, l'ho mandato anche come dire in sottofondo. Eh, diciamo, questo video che vi ripropongo è aprile del 1998 a Crotone praticamente il Crotone Calcio rincorreva le promozioni, vedete la Curva Nord era ancora in costruzione questo è il primo impianto di illuminazione rispetto ad altre città della Calabria che è stato portato qui alle società il grande Giorgio Manzulli e tanti altri tifosi nella nella curva, eh, sud, curva sud, giusto, perché poi si sono trasferiti per un anno lì, poi sono ritornati di nuovo nella curva sud. Quindi vedete la gioia, l'entusiasmo. A noi, eh, questo stadio, perché poi prima era campo sportivo, poi si è chiamato stadio. Lo dobbiamo alla giunta Pasquale Senatore. Ebbene, queste persone qui non hanno fatto praticamente eh, eh, un coperchio. Eh, io vado avanti giusto per farvi vedere l'entusiasmo che c'è. Non hanno costruito un coperchio di una piscina, praticamente che qui trattasi di un coperchio della piscina, qui hanno costruito di Sana Pianta impianti sportivi, compreso il Palamilone, hanno finito il Palacro, quindi hanno fatto tutte queste opere. Eppure che sembrano brava, che siamo, siamo belle, praticamente non hanno mai, come dire, fatto, scappato lacrime, questo hanno fatto i fatti, se noi abbiamo avuto questo impianto di illuminazione lo dobbiamo proprio alla lungimiranza di ben 24 anni fa, mister 47 boss, eh, bo, eh, voti, 47 anni fa, qua, eh, scusa, chiedo scusa, 47 anni, 24 anni fa, eh, perché poi mi confondo con i numeri, 24 anni fa e eh, lo dico a mister 47 voti, insomma, che praticamente ovviamente ha lasciato un lavoro di una nave all'anno di un miliardo di euro e si è dedicato alla città di Crotone per ne fare uno cuvetti piscina. Questa è la storia, questo è Crotone, questo è l'entusiasmo di una città, perché era sull'entusiasmo di una città, sull'entusiasmo di una giunta che io non ho votato ma che comunque ha dato lustro a questa città. Allora quando c'è lustro bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E dico ai tifosi, e dico al presidente Gianni Vrenna, datti orgoglio, perché la città ti vuole bene. Vieni, parla con la gente, riappacifichiamoci tutti quanti e proseguiamo il cammino, perché non è, come dire, perso nulla. Non sto parlando di retrocessione o meno, sto parlando di non ho perso nulla. Quindi questo entusiasmo si chiama anche Gianni Vrenna. Questa è la tua società, questo è il tuo crotone, non è il crotone di altri. Ed è merito anche tuo e vostro, se noi ci siamo arrivati fino a qui. Quindi bisogna recuperare la gioia, bisogna recuperare l'amore, la passione per questo. E non mi venite a dire che giocatore su scarsa perché non l'ate piato all'ufficio di collocamento. C'è un motivo. Punto. Questo è il discorso. Io ve li faccio vedere proprio per l'entusiasmo che c'era eh, in quelle serate, quelle serate appunto di 24 anni fa. Questo è il discorso. Quando in poi se ne viene. E vi dico, da professionisti del settore, lo sapete quanto costa un il montaggio, un il montaggio con un coperchio di piscina, che ci hanno scappato i lacrime, ci hanno fatto la testa numero uno, la testa numero due, quasi 20.000 euro. Mister 47, boh, eh, bo, bo, tu dove piangono? Dove piangono? Poi poi sono i, i cazzoni, i cazzoni che devono ovviamente buttare veleno in ogni luogo, però io, ricordatevi, chi su ogni ferroferro? Non sono il bastian contrario, sono uno che ama i colori della città, porta i colori e i colori ce li ho qui dentro. Va bene? E non sarete voi a distruggere queste, perché voi non rappresentate nulla. Siete, su, state sullo stomaco all'intera città. Voi avete astio verso la città chi non ama Crotone, asciate una, mettete sul paciente segliate. Con solo andate, andatevene da Crotone, perché non vi vogliamo. Chiaro? Non vi vogliamo, io questo l'ho detto e lo, lo urlo ogni volta, lo urlo sempre, lo sottolineo e lo, lo sottolineo, sottolineo all'inverosimile di queste cose, ho portato qui con me, ovviamente perché qui a Crotone siamo rimasti ai tempi di Gio Battista Nola Molisi, cronica dell'antichissima e città di Crotone, qui stiamo parlando del 1500-1600, qui a Crotone... A mamma e a figliola, se pensano che casa piena la città che è rimasta ai tempi, non la Mulese. A, Criciattoc, a Criciattoc, e che ci tocca, a che tocca e mi rimaste ai tempi, non la Mulese, cioè veramente qui a Crotone l'orologio è indietro di centinaia di anni. Nella testa di questi che alla politica si sono visti i cazzi loro per anni e adesso se la vogliono divorare. Ci avete messo praticamente un cavallo di Troia lì che non serve a niente di una persona che crede di essere intoccabile solo perché ancora la magistratura non, è, non si è messa all'opera per come sa mettersi all'opera. Perché poi riscopriremo le cose uno per uno, uno per uno. Noi siamo ferro e ferri, io voglio la persona per come, che, che sta dietro, il grande manovratore, non che se cacca si può diventare sindaci perché sono i figli, ma ma come noi la molestia, sanno che ci tocca, dove va, tocca, dove? Dove a toccare i salottini i quattro sordi con di 180 tessere. vuole appropriare i controlli, ma la avete, tante che si è messo a un posto posto, e quindi mo, benedica. Allora, quando mi disse quell'ex sindaco qui, mi ha toccano un vice sindaco, Sandro Cretella, e tre assessori. e ci sono, e come sono ci sono, lui si, è come dire, mutando mutando, così un saggio latino, lo saprebbe meglio di me il professore Attienese che poi. Ci sono altre battute esileranti che ve le risparmio che sono a livello di De Cameroni. Quindi quello che voglio dire è che le persone cercano di mutarsi perché sono convinti che ci sono dei coglionotti in giro. Ma questo non l'hanno fatto conto. Vedete la lettera che è andata contro Ilariuccio il Sor Giovanni, no? Perché ha avuto l'ardire di scrivere dalla pista ciclabile, no? che io. Vi ho fatto vedere, vi faccio rivedere ancora in questo rende, che non è la pista ciclabile, giusto dove si è svolta, allora è stato dai soliti. Allora, se voi andate a leggere le lettere eh, che fanno i comunicati stampa, su copia e incolla, coppia e incolla, su sempre lo stesso nome, va bene? Uomo della pregiudiziale, ma tutte pensi che mi vuoi mettere in tua cotta mia, ma guarda che io vai a trovare pure un tuo culo di neonato, caro uomo della pregiudiziale. I litri sono sempre fatti da stessa mano, voi dovete mettere la firma perché siete lì che dovete obbedire a lui, dovete cieca obbedienza a quest'uomo, dovete cieca obbedienza per 1150 euro, cieca obbedienza. Io il mio culo non lo vendo a nessuno e non lo deve vendere nessuno. Questo è il discorso. E non vi preparate in contro le persone, specialmente contro il gruppo. Io mi riferisco alle persone che stanno prendendo coscienza e hanno tutta la mia stima parlo di, della, della signora Cantafora, parlo dell'avvocato Corigliano, parlo di Enzo Familiare, mi auguro pure Salvo Riga, che siano uomini scevri da questo ciarpame politico perché è un ciarpame politico quello che c'è in giro, ciarpame politico come ci ordonano la lettera, la tom, via. Vai, a via e un vai, subito fanno che sono sempre alla stessa mano. Ma che vi pensate che cosa vi pensate? Uomo della pregiudiziale, ma guarda che io tengo pure l'occhio da rete, tengo l'aspetto d'uomo, tengo in, in conto. L'aspetto d'uomo sono quelle telecamere che ho anche qui, che c'è tutti i parti, avesse arrivato tu e anche un altro. Ma volete mantenere questa cosa mia? Ma dove cacci siete? Ma dove siete? ancora non avete capito che io vado a trovare tutto pelo per pelo Questo quindi finitela di fare invettiva a chi non la penso come voi perché siete stati eletti dal popolo noi che quattro scioncate delinquenti che sono dietro lo avete capito che siete sotto padrone sì o no e anche lui è sotto padrone anche il vostro capo è sotto padrone è nata così ch'io quindi è inutile che avgiarate e bevotate, siete sotto padrone, non siete uomini liberi. E se come sono mezzo mezza favagore che cuttene nei palli una bossone a e vanno a fare con me direttamente, ma non perché io il capo, io sono uno che dà una vita, che sta buttando il sangue per questa città, c'è la storia, c'è tutto quello che parla. A voi mi votate e me girate, pure che mi voleste via a denunciare, ma perché ha a il capo, in mano che non sono manche i miei. Se sei già con quindi non avete niente da pendere, come l'organo servo, i miei organi interni. Quindi inutile che vi accanite dovete accettare, non perché io offendo le persone, perché l'attacco sono stato viceversa offeso, e mi auguro, mi auguro che il Palazzo di Giustizia faccia giustizia, perché io devo credere nella giustizia, perché altrimenti saremmo nella giungla totale. Nel disastro totale questo va creduto, assolutamente in queste cose. Allora, quando eh, io vado a, a sapere, si sta leggendo in questi giorni sulla stampa, eh, sulla stampa locale, quella online, della vicenda anche del cimitero, stanno scoppiando diversi problemi. Allora io mi auguro anche lì che la magistratura apra un fascicolo. Se ci sono problemi. Che la magistratura faccia il suo lavoro e che gli investigatori, la Digos in prima linea, faccia il suo lavoro. Perché ossimano i tempi di ciclostile. Lavorate perché siete persone per bene. Lavorate, non abbiate riguardo se ci sono i servizi che impediscano, che ci dicano che fine deve fare Crotone. Perché non è nulla a caso in questa città. Non parlo della questione cimiteriale, che quello è un di più. Allora siccome loro sono in nome della trasparenza, siccome te la dottoressa Parisi, che è ex eh, come del Ministero degli Interni, quindi dipendente del Ministero degli Interni, che faccia il suo lavoro, UP e porta una desistere, un P porta perché altrimenti non abbiamo bisogno. Questa si è candidata costa anche dei soldi e si è messa da, un e porta. Questo è lo discorso. Non di ruffianaggio, non di cose così in legge. Stiamo parlando che il ruolo, il ruolo, l'ufficio politico delle forze dell'ordine questo è il ruolo di riferire ai servizi segreti è una cosa normale ma io voglio sapere che destino deve avere questa città che è stupenda una città che è unica nelle sue caratteristiche che è stuprata, martoriata ogni giorno da quattro sciancati lasciati liberi di pascolare e questa città di rovinarla allora sulla vicenda praticamente anche come dire, eh, la vicenda a questo cimiterio io non, eh, non sono andato a fondo. Ci andrà a fondo, mi auguro, più di qualcuno che vada a vedere che si faccia ordine in un certo modo che ognuno risponda a se stesso. Un RUP, cane in sua voce, uccide a destra, un un e tu fa un sindaco. Perché è troppo facile scaricarla su un RUP perché un è la testa di legno delle aziende dove era lui. Questo ancora non vi è entrato nell'ordine delle idee. Quindi questo ve lo dico io, ve lo dico io tranquillamente perché è incontrovertibile. Pure che volesse fare chissà che cosa c'è sui carte che parlano. Va bene? Sono le carte che sono pubbliche, quelle carte. È solo chi non vuol vedere e chi non vuol leggere che fa finta di niente. Allora dovete smetterla con questi comunicati stampa a comando perché tanto avete scoperto. Uomo della pregiudiziale e quattro sciancate che ti seguono. Ma vedo una ferena, vedo una finisce, vedo una ferma, vedo una caccia di tutto quanto, avessimo fatto allora, avessimo fatto in questa città. Quindi il discorso anche collegato ai cassa mortari, no? Conosciamo te tutto altro che parla di cose di cassa mortari, dove si vogliono appropriare di una fondazione, perché giustamente sono abituati a fondazione. Ma la Cortolo sanno mai anche tu stai di casa. Che non sono cozzo come a te del libro. Io ieri, vedete, non lo sono riuscito a pubblicarlo. Ho, ho, ho pubblicato anzi oggi stamattina un post, eh, non ho fatto in tempo a caricarlo, dedicato a, a Catherine Spack. Catherine Spack è stata un'altra attrice che qui a Crotone ci ha sostituito insieme alla troupe dell'armata Brancaleone, diretta da Mario Monicelli, che nessuno sapeva che aveva. Come dire, diretto questo film a Crotone io dissi prima che si suicidasse facciamolo venire qui a Crotone parlare alle scolaresche per dirci cosa lo spinse purtroppo si è suicidato quando chiesi a chi era la provincia al comune di Crotone ma hanno guardato così sa parlare di astronauti non sapevano neanche che cazzo era Mani Monicelli guardate che è qualcosa di vergognoso io ero piccolissimo purtroppo 5 anni quindi posso solo ricordare riportato la storia di quella che è l'attualità Ecco, Catherine Spack è stata un'attrice che qui non c'è venuto come le attrici o gli attori di teatro che quindi girano la Calabria e se va certo non è che è stata solo qui a Crotone, però qui ha Sostato ha fatto parte di quella Crotone che era una piccola città ma che era intrisa, piena di cultura. Quella crotone, la piena di cosso che va a essere l'assessore, ma lo sapevo che sta girando un film a Coggior. O non lo sapete, né tu né tutto che la giornata che è già dentro. Quando può sparare la o oppone fare che le comunicate quel comunicato assolutamente inconsistente delle, dei rottami delle navi. Dicasi che quelle navi sono rifiuti, sono rifiuti, Enzo Voce, sono rifiuti speciali che non possono essere riciclati e tu c'entri né dalla porta né dalla finestra. Perché come un soldo ci ha mettito un cappello sopra ogni cazzo che c'è al suo paese. E questo ufficio di propaganda lo deve finire. Perché lo paghiamo noi, si così pure n'è ogni volta. Abbiamo fatto quello che arriva un cose di ferroio lo mettete pure un cappello su i ferraio. I così pure n'è Ogni cazzata la devono pubblicare, non c'entra niente. Le navi non li puoi mettere da nessuna parte. Sono rifiuti speciali. Ed è stato soprattutto il comune di Isola Caporizzotto che ha spento per questo. Come al solito un cappello, mentre cennava quattro qua c'è un nuovo a dentro, i tempi non la molese, 2600, le che ti ha letto noi, ti ha letto, uscivano i sì, tempi non la molese, ma che era nobile per lo meno, che sapeva un'abbracciare la bocca allora, io quello che devo dire sempre, con forza, con la dovuta, la dovuta energia, perché se non ci metti energia, siamo arrivati a livello di un Rosario di Radio Maria. E quello lo sa so fare, ci sanno altre persone che sono molto più brave di me, santo cazzapolari, insomma, che magari si avattono un pezzo. Signore, signore, perdonami, fanno che poi se vi deni caccia loro, come al solito. Allora io voglio farvi vedere soltanto eh, due, tre minuti di uno speciale che abbiamo preparato con l'amica Flavia Lombardo che riguarda eh, i 70 anni della. Eh, del premio Crotone, ma soprattutto i cento anni dalla nascita di eh, Pierpaolo Pasolini. In autunno saranno cento anni anche di Vittorio Gassman. Io ho buttato il sangue, ho detto facciamo un teorema su via Poggio Reale, lungo quel muro, di, come hanno fatto alla piscina, dei cento e passa anni, l'ho detto al presidente Vrenno, l'ho detto a altri amici, l'ho detto a Carlo Cesare Russo Spano, ma Cesare Russo Spano praticamente si è fatto i samanè. Ho detto, mettiamo 100 anni anche delle foto dove c'è Vittorio Gasman che ci ha onorato della maglia al Crotone, né di Cosenza, né di Catanzare né da Regina. Se l'ha messo la maglia al crotone calcio Io sono onorato di questo, sono orgoglioso di tutto questo. Quando ero qui a Crotone, non ci hanno voluto per me essere un'altra. Così come Monica Vetti, allora queste cose vanno ricordate. L'altro se hanno le hanno Se le devono inventare come questo logo, che ve lo siete cacciato quest'anno, è stata la più grossa sciagura. se volevo essere praticamente anche scaramante, vi siete cacciato questo logo da sopra il collo, che era uno dei più antichi, ed è uno dei più antichi, Una volta ogni tanto che avevo l'intenzione di cacciare, ma questo quando non si ha amore, quando si, si, si fanno gli sparamenti di posa, un cotone calcio non è per voi, cotone calcio significa amarlo, averlo cucito dentro, se guardate il rapore c'è un coro di un cotone dentro, quello significa, allora vi dicevo, appunto di, eh, di Mario Volterrani eh, caro geometra Mario Volterrani che lui si è imbattuto tra virgolette con eh, Pierpaolo Pasolini e lo ha raccontato eh, eh, è stato riportato anche mi pare dall'amico Don Ruberto, noi abbiamo, lo abbiamo intervistato ed è solo come dire, una piccola parte del, eh, di quello che noi stiamo preparando uno speciale che poi pubblicheremo sulla pagina Facebook vediamo questa piccola parte Solo tre minuti. Ciao a tutti, eccoci qui eh, in un appuntamento molto speciale per commemorare, commemorare lo scrittore Pierpaolo Pasolini nel suo centenario. Abbiamo qui in studio um, il signor Mario Volterrani che eh, ci aiuterà a ricordare eh, questo scrittore mh, dove la città di Crotone ha avuto la fortuna anche di premiarlo ehm, con il premio Crotone per il romanzo Una vita violenta. In quell'occasione siamo appunto nel 1959, nel mese di novembre, il signor Volterrani che allora era un ragazzo, un adolescente, ha avuto la fortuna di ehm, intervistarlo, oggi ci racconterà come è, com è, com è andata. Innanzitutto benvenuto, siamo contenti di averla qui e le volevo proprio chiedere in che occasione vi siete conosciuti. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. E ci siamo incontrati in un, in un incontro da me voluto perché avevo incontrato il Pasolini la sera precedente in, una, in un locale nell'intorno di Protone. In una mia uscita serale con gli amici serali dell'epoca, abbiamo incontrato il Pasolino, a cui ho chiesto eh, se, se era possibile avere una, un, un suo scritto da inserire in un giornalino di classe che noi, nel terzo geometri che allora io frequentavo, ins dovevamo inserire per aumentare le vendite di questo giornale perché all'epoca noi studenti. E anche di questo. Bene, eh, volevo leggere uno straccio di questa lettera perché eh, lo scrittore e poeta Pasolini ricorda eh, il signor eh, Mario in una bellissima lettera che a lui ha dedicato e che è raccolta appunto nelle lettere edite da Einaudi e dirà così di questo incontro, lo descrive in questo modo. Cammini per la tua strada tra i tuoi amici sotto il tuo antico sole di Crotone e pare che tu tragga la tua sicurezza dal cuore stesso della vita, che in te è eretta e tagliente come una piccola spada. La descrive come una persona molto sicura, eh, molto forte. Le volevo chiedere un'altra cosa. Pasolini poi racconta che lei ha mostrato in questo incontro dove lei stava chiedendo un'intervista uno stemma politico, lo stemma quello fascista, che allo scrittore pare non sia piaciuto tanto questo gesto, anche dalla, dalla lettera un po' si capisce, infatti fa un'analisi anche della sua personalità. Ci vuole dire qualcosa? In merito a questo gesto? Eh sì, perché sapendo Pasolini, un comunista sì. di eccellenza, e avendomi rifiutato l'articolo che avevo ah. chiesto, allora con uno scatto fortuno, uno scatto, insomma, uno scatto, gli ho rivolto questo stemma sul volto, praticamente era un ciondolo che immedesimava il movimento sociale italiano all'epoca circolava questo portachiavi con uno stemma dell'MSI appena tu lo muovevi questa fiamma girava e si evidenziava allora io... Bene, eh, questa è solo una parte dell'intervista non è soltanto la sua intervista abbiamo fatto un percorso proprio per sintetizzare i 70 anni del premio eh, lettere reali di città di Crotone e anche proprio, questi episodi di Per Paolo Pasolini con eh, anche come dire, delle interviste che aveva eh, realizzato praticamente qui a Crotone dopo il premio Crotone, dopo eh, il Vangelo secondo Matteo, ah, ha fatto ha realizzato delle interviste, lui ha girato l'Italia ma ha realizzato delle interviste qui a Crotone né a Cosenza né a Catanzano né a Reggio praticamente perché lui era legatissimo a questo, a questo territorio e quindi poi vedremo anche una parte del Vangelo secondo me, proprio perché a Matera hanno fatto una celebrazione che praticamente con quattro caccietti di frutta l'hanno, vabbè ah lasciamo stare perché poi dici che faccio stare male qualche persona, meglio che non Assam stare insomma, in questa cosa, quindi io vi invito poi a seguire questo eh, approfondimento, questo speciale che pubblicheremo sulle pagine Facebook di Giovanni Monte, pagine Giovanni Monte, pagina ufficiale, e videocrotone.tv. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, e grazie per avermi seguito fino a questo momento. Ovviamente l'amore per la città rimane indistruttibile e dobbiamo semplicemente animarci di buona volontà. I colori, vedete, non è fanatismo, sono l'appartenenza, l'amore autentico verso questa città.